Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Fontanella e San Pietrini di Sight Baby. Lo sentite, profumo di album. Secondo me ci stiamo avvicinando piano piano, perché dopo un'attesa lunghissima in cui c'erano solo post su Instagram in cui Side scriveva sto tornando, ora incomincia anche a vedersi qualche singolo, quindi probabilmente questo potrebbe essere il primo estratto dal suo prossimo album, visto che poi Arthur è uscito nel 2019, 2 anni fa, che in realtà, guardate, non è un'attesa lunghissima, perché ci sono artisti che si fanno aspettare molto di più, ma diciamo che comunque al giorno di oggi, per come il mercato musicale, 2 anni di inattività senza alcun progetto, beh, è un discreto lasso di tempo. Immagino che poi abbia avuto un casino di problemi o comunque rallentamenti anche a livello personale, visto che, come credo anche voi sappiate, la sua ragazza Amira, non mi ricordo il resto del nome, è incinta, quindi immagino che abbia avuto da fare. Poi incominciamo ad entrare sempre di più nell'estate, ve lo giuro che inizia il peggiore periodo per registrare i video, perché sudo qualsiasi movimento faccio. Ma soprattutto, se andiamo anche a constatare questo, beh, si deve dare una mossa, perché alla fine, poi, musicalmente parlando, agosto è quasi un mese morto in cui esce poca roba, magari anche di un certo spessore, però non fa quasi mai tantissimi numeri, proprio perché l'estate, diciamo che un po' tutti abbiamo la testa altrove. Per come la vedo io, o droppa entro fine luglio, o altrimenti, non vorrei dirlo, ma capace che dobbiamo aspettare settembre-ottobre, quindi speriamo che l'album sia a buon punto, perché sinceramente non so voi, ma io voglio sentirlo il prima possibile. Comunque, questo singolo è prodotto da Sick Luke. Io, senza perdere troppo tempo, andrei ad ascoltare la canzone. Già il beat mi sembra una cosa tipo old school. 2 minuti di canzone. Sono di Roma come Fontanella, ok. San Pietrini, Roma sud, ma i miei vestiti sono di Parigi. In zona con i miei fratelli, fanculo i tuoi amici. Side baby, sei in presenza di un mostro. Bella, Roma sud per sempre in strada come Fontanella, okay. Il mio auto molto viene street da Parigi. Off-white, sì, me le ha mandate Virgil. 10.000 sui denti, quindi quando parlo spendo. La tua ragazza è la troia più grande mai vista. È diventato rapper, l'ho fatto davvero. Il tuo tipo lavora al call center, ring ring. Fischiello di Roma sud con il collo che fa bling bling. Entriamo al club, tieni d'occhio la tua ragazza. Sono di Roma come... Inutile dire, ragazzi, ormai lo sapete meglio di me. Canzone aggiunta alla playlist, trovate il link in descrizione insieme a tutte le altre playlist che ho. Che dire, mi è piaciuta tanto, è una hit. Devo dire che così a primo ascolto mi è sembrata molto più influenzata magari dal rap che dalla trap, perché ha un'impronta molto street, anche il beat. Non voglio dire è old school, ma non è nemmeno di quelli che si sentono al giorno d'oggi. Grazie a Dio, perché è una produzione più che discreta a mio parere. Quasi 2 minuti di canzone, più precisamente 1:58, quindi una canzone molto così scritta di getto, proprio un pezzo più che una canzone probabilmente. Dovete sapere che io faccio una distinzione tra pezzo e canzone, cioè per me il pezzo è una roba così scritta di getto, boom, una strofa, un ritornello fatto anche in poco tempo, mentre la canzone è una cosa molto più studiata. Ecco, per questo mi dà molto più di pezzo, una cosa per dire sono ancora vivo, so ancora rappare e direi che è una bomba. Tra l'altro avevo colto la citazione Side Baby, sei in presenza di un mostro, non mi ricordavo esattamente il pezzo, ma mi ricordavo che era una cosa molto vecchia ed è infatti citato da Medusa in petto, pezzo contenuto in Full Metal Dark, il primo lavoro a tutti gli effetti ufficiale della Dark Polo Gang, signori. Andate a studiare. A proposito di Dark Polo Gang, in questo periodo anche Tony, devo dire, che si sta dando da fare, e come avete potuto notare sicuramente, ha annunciato il suo album ufficiale Untouchable, che uscirà il 4 giugno. Volete una reaction? Domanda retorica, perché vi pare che non posso reactare Untouchable di Tony F. Tornando sul tema Side, che dire, è una hit. Così a primo ascolto mi ha dato anche di più l'impressione di essere più sul filone Arturo rispetto a quello Six Side, appunto una cosa un po' più hip hop che trap, molto apprezzata. Lui ha già dimostrato comunque di essere forte, che quando vuole le cose le sa fare, non ci resta solo che aspettare l'album. Il problema di un'attesa così lunga in genere è che il desiderio di sentirlo e l'hype in generale cresce sempre, e così come cresce l'hype aumentano anche le possibilità di poter rimanere delusi, quindi direi che prima lo droppa meglio è. Cosa ne pensate della canzone? Vi è piaciuta? Siete rimasti contenti del ritorno di Side? Aspettate l'album?
album, ma chi è che non lo aspetta? Fatemi sapere tutto questo qui sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto, vi invito chiaramente a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non lo foste, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social e le playlist. Mi raccomando, seguitemi e seguitele. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slap.